inserito in questo ciclo di conversazione, ma anche molto importante perché io ho il piacere di presentare una musicista che non è soltanto una musicista ma è anche una studiosa e ha pubblicato un libro su Carmen McRae e si tratta di appunto Serena Berneschi che oggi è la nostra ospite e che presenta questa, questa cantante e questa interprete. Vieni Serena, grazie. Allora Serena ha fatto questo lavoro, io ho avuto il piacere di avere Serena come studentessa all'Istituto Mascagni durante la quale durante il corso di studi su jazz e sulla popular music durante la quale abbiamo approfondito questi temi e poi particolarmente soddisfazione per me vedere la maturazione e lo sviluppo non soltanto della parte musicale ma anche della parte storica, visto che anche nel campo della musicologia in generale ma in particolare della musicologia jazzistica sarebbe importante avere una presenza femminile molto più consistente rispetto a quella che abbiamo adesso, quindi per me è significativo anche in questo senso. Qui vedete le date di nascita di questa grande cantante che ha avuto una carriera molto ricca, molto complessa, come vedete è della generazione dei bebopper in qualche modo, no? È una ragazza che ha cominciato a fare musica al tempo del bebop, al momento dell'esplosione di Charlie Parker, anche se l'ha cominciata ancora prima naturalmente a cantare. E Serena ha preparato una serie di brani rappresentativi del suo repertorio, ma anche del suo repertorio, delle sue composizioni, ma anche dei brani che ha interpretato, ai quali ha messo il testo, perché è una delle cose che Carmen McRae ha fatto veramente e che anche Serena fa. Se vedete il suo canale YouTube troverete alcuni bellissimi assoli vocali di Carmen McRae con le parole inserite da Serena nella tradizione, diciamo, un po' del vocalismo americano. Allora Serena, contaci intanto, introduci un pochino il personaggio di Carmen McRae che non faccio sentire il primo brano. Certo, allora come ha detto lei, Carmen Mercedes McRae nasce l'8 aprile del 1920 a New York, per la precisione ad Harlem, nel suo quartiere rinomatamente afroamericano, quindi ha la fortuna, pensate, di conoscere Billie Holiday giovanissima, a 17 anni. Billie Holiday diventerà il suo idolo e lo resterà per il resto della sua vita. Ha la fortuna di conoscere tramite quella che era la sua migliore amica vicina di casa, Irene Wilson, ex moglie di Terry Wilson, pianista di Billie Holiday. Ha la fortuna di conoscere tutti i più grandi personaggi dell'era dello swing, era amica di Oscar Peters, era amica di Art Tatum e ovviamente degli Boppers. E ha la fortuna di assistere proprio alla transizione dallo swing al bebop, sposandosi proprio con quello che si può forse definire il primo batterista bebop, che sarà il suo primo marito, che è Kenny Clark. E, che dire, a cavallo tra gli anni 40 e 50 svolge una lunga gavetta come cantante e pianista nei locali di Chicago. All'epoca ovviamente non c'erano le basi, quindi se non ci si poteva permettere una band come lei non poteva farlo all'inizio della sua carriera, era costretta ad accompagnarsi. E a un certo punto della sua carriera ha abbandonato infatti il pianoforte, ha comunque mantenuto l'abitudine ad accompagnarsi nei suoi concerti per uno o due brani al pianoforte, ma comunque lasciato spazio alla sua band, ma comunque questo strumento, la conoscenza profonda di questo strumento ha sicuramente permeato il suo stile, così come poi vedremo nel corso della presentazione, sicuramente l'arte di interpretare il testo, che forse a mio parere l'elemento che forse la rendeva proprio unica, questa capacità di creare proprio dei quadri sonori con la musica, infatti non a caso è stata definita The Painter of Song, che io ho tradotto un po' parafrasando la pittrice di suoni, perché aveva questa capacità di evocare addirittura con le storie delle canzoni che cantava. E quindi bene, direi che vi facciamo ascoltare il primo brano, che è un brano che appunto anch'io parafraserò un pochino nel testo, e si intitola I Could Write a Book, quindi mi è sembrato particolarmente indicato, e dopo vi racconterò meglio appunto la mia relazione con Carmen e poi come questo libro è nato. Il titolo direi programmatico, esatto. Potrei scrivere un libro, infatti se ne ha scritto. E niente, presenti i musicisti che vi accompagnano oggi in questa bellissima giornata, Federico Prassi, al pianoforte. Grazie.
book about the way you walk and whisper and look. I can write a preface, things how we met, so the world would never forget. It's a simple, to tell them that I love you a lot. So the world is no more as my heart broken out to me. Comunque riusciva ad infondere un
significato talmente profondo nelle parole che è incredibile, secondo me. In una intervista nell'88, se non sbaglio, dopo un concerto a Montreux, le chiesero cosa pensava quando si esibiva davanti a quelle folle incredibili, uno stadio, e lei rispose semplicemente nothing but the song, cioè nient'altro che la canzone, anche se c'è una persona o mille persone davanti, io penso alla canzone. Secondo me questo arriva molto. Bellissimo questo, vi sentite che mettevi in evidenza nel libro, che nella tua conversazione, anche la discendenza, diciamo così, femminile dalla voce di Billie Holiday, che da molti punti di vista è stata la sua ispirazione, il suo modello, no? Sì, esatto, perché l'ha conosciuta giovanissima. E una cosa interessante è che lei ha addirittura la possibilità di fare una sorta di demo vivente per Billie Holiday, facendole ascoltare alcuni brani che Irene Wilson aveva scritto per Billie Holiday. All'epoca non si poteva, era difficile fare i demo, no? Quindi c'era Carmen McRae che le faceva ascoltare le canzoni a Billie Holiday. E quando aveva circa 18 anni addirittura regalò a Billie Holiday una canzone di cui aveva scritto il testo, che lei incise l'anno dopo, nel gennaio del 39. E il brano si intitola Dream of Life. Quindi anche questo è un aspetto interessante, perché la carriera di Carmen McRae sembra decollare con questa attività di paroliera. In realtà Carmen McRae farà poi una lunghissima gavetta e otterrà visibilità e notorietà nazionale solo verso la metà degli anni 50, quindi molti anni dopo. Molti anni dopo, perché lei era già in carriera ai tempi dello swing, insomma negli ultimi anni dello swing era già... In realtà non era molto conosciuta, da quello che ho visto. Sì, aveva cominciato l'attività, era conosciuta, questo è interessante, in uno dei libri su cui sono basata per scrivere il mio, che è Miss Jazz, della giornalista Leslie Gores, ti racconta che anche quando lei era molto giovane andava in giro e magari Saragoga gli diceva ciao padre, non si conoscevano direttamente, però era conosciuta, e quindi sicuramente questo indica il fatto che aveva talento, sapevano che era brava. Però comunque farà questa lunga gavetta prima di poter arrivare al successo, e verrà poi contrattata dalla Decca, alla Decca, insomma, ascoltata a cantare in un locale con la sua band, e verrà messa sotto contratto, insomma. Cosa hai scelto come secondo brano e perché? Come mette in rilievo, diciamo, come secondo brano? Ho scelto Diamanti della presentazione, si può anche vedere, sì. Questa, scusi, non si può tornare indietro un secondo, perché volevo ringraziare Silvia Sivaleri, che è un'amica e che ha fatto questo bellissimo contributo artistico, che è la copertina, e dopo volevo mettere proprio l'immagine originale sulla quale si è basata, perché credo che sia incredibile. Ha proprio preso l'essenza, l'anima di Carmen McRae, oggi non è potuto essere qua, però ci tenevo a ringraziarla, Silvia Sivaleri. E il secondo brano è tratto da un disco del 66 per la Columbia, ed è un brano che secondo me rappresenta molte cose, rappresenta tutta la prima parte di Carmen McRae, questo suo rapporto sfortunato con l'amore che l'accumulava molto a Billie Holiday. Infatti lei era un'amante delle cosiddette Victor Song, quindi che erano queste canzoni tristi e sentimentali che parlavano di storie d'amore o finite o mai iniziate proprio. E questo brano è rappresentativo anche del periodo degli anni 60. È rappresentativo del periodo degli anni 60, che è il periodo nel quale Carmen McRae si allontanò, secondo me, a livello timbrico, a livello stilistico, da quello che era lo stile di Billie Holiday, per trovare un po' una propria voce, una voce appunto talvolta anche molto sofferta, molto aspra, molto tagliente. Non a caso poi più avanti nella carriera inciderà un tributo a Monk, anche quello non è un caso. E tutto comincia, secondo me, negli anni 60, quindi vi facciamo ascoltare questo brano, che già nel titolo è significativo. I'm gonna lock my heart and throw away the kidney. Chiuderò a chiave il cuore e butterò proprio via la chiave da quanto sono stata.
I'm gonna lock my heart and throw away the key, 'cause I'm wise for all the tricks you played on me. I'm gonna turn my back on love, gonna stamp them on a box, seal all my windows up within, so the notebook can get in. I'm gonna park my romance right along the curb and get signed up on my heart. But you better get stirred. And if I never fall in love again, that's soon enough for me. I'm gonna love my heart and throw away the key. Quindi
punto di vista degli studi, lei come si è avvicinata alla musica? Perché nel tuo libro dici che lei sostanzialmente ha imparato ascoltando. Sì, esatto, infatti c'è questo aneddoto molto divertente di quando lei è a Chicago, si trova in una situazione, ora non entro nei dettagli, però si trova in una situazione economica difficile, un'amica la consiglia di proporsi come cantante e pianista in un locale, e lei risponde, ma come, so suonare solo 8 canzoni, come faccio, non mi assumeranno mai, va bene, intanto fai quelle 8 e poi in qualche modo farai. E così comincia la sua carriera nel 48 circa, viene assunta e da quel momento in poi passa agli anni successivi, noleggia un pianoforte, studia alla radio, nuove canzoni di giorno e si esibisce la sera. Infatti in quel periodo racconta che se prima sapeva suonare solo in una tonalità che era il Fa, in questo periodo impara a suonare in ben 2 tonalità, ovvero il Fa e il Do. Ed è vero questa cosa, perché c'è un disco degli anni 70 che si chiama As Time Goes By, che è l'unico disco dove lei si accompagna proprio voce e piano in tutto il disco, e in effetti le tonalità sono quelle, quindi non era una bugia. Lei comunque comincia però a studiare pianoforte molto piccola, a 8 anni circa. I genitori, un po' come molti afroamericani all'epoca, volevano un po' elevare il loro status sociale perché erano arrivati ad Harlem dalla zona caraibica, il padre era della Costa Rica, la madre della Giamaica, e quindi sembra un paradosso, ma è così, i genitori non volevano che lei suonasse musica afroamericana. Si racconta che lei nascondesse gli spartiti di quelli che erano le canzoni pop dell'epoca fra gli spartiti di musica classica, e ovviamente avrebbero dovuto scontrarsi poi con la realtà, che una donna afroamericana non avrebbe potuto comunque fare la pianista classica, però non le ha permesso di suonare, insomma, musica pop, diciamo, però studia pianoforte classico per un po' di anni, finché poi incontra Billie Holiday e allora decide di dedicarsi alla voce. Secondo alcuni aneddoti, in alcune occasioni viene anche chiamata come sostituta per suonare in alcune band, tra cui quella di Benny Carter, perché mancava una pianista, e quindi all'ultimo momento la pianista donna voleva andare bene. Come sarà Vogan? Sì, esatto, che era comunque una sua cara amica. E un pochino come Nina Simone, perché Nina Simone ha avuto lo stesso scopo. Se lo insegna la sua storia, lei voleva fare la pianista classica, non ha potuto farlo. Però lo stesso tipo di ostacolo, lo stesso tipo. E invece il rapporto, anzi no, prima presentiamo il prossimo brano, poi fate domande da farti. Ok, il prossimo brano è secondo me molto rappresentativo degli anni 60, che come ho detto sono un momento in cui la personalità di Carmen McRae emerge maggiormente, quindi si comincia a delineare anche questo stile a volte aspro, tagliente. E si intitola Blaming on My Youth, dai la colpa alla mia giovinezza, sarebbe letteralmente il titolo, e rappresenta un po' questo abbandono di questa illusione antegiovanile. Sicuramente la sua voce ha perso alcune cose negli anni 60, ha perso questa delicatezza, anche questa innocenza giovanile, però ha guadagnato in espressività. Kissed, blaming on my youth.
in più, ed è questo. Serena sta facendo una cosa, un virtuosismo, perché la forma mentale del cantare, di fare musica, e la forma mentale del parlare, di ragionare, sono due cose completamente diverse. Posso confermare. Quindi tra fare queste transizioni immediate sto cercando di allentare un pochino, perché è molto difficile per lei. E quindi vorrei che le facesse un applauso, in particolare per questo motivo. Facciamo sentire questo omaggio al ministro brasiliano. Ok, ce ne sono due in realtà. Allora annuncia quello che vuoi. Allora vorrei aggiungere. Ah. Okay. Facciamo. Allora vi facciamo ascoltare un brano di Giavano, un brano dell'inizio degli anni '80, un compositore ormai affermatissimo, un grande genio della musica popolare brasiliana, che all'epoca era poco più di un ragazzo, un po' di sorella di prime armi, e fu non poco aiutato anche da questa incisione di Carmen McRae. Il brano si intitola Fragilis Upside Down, nella versione inglese. Your time will show. Your joy will feed.
Successivo nella carriera di Carmen McRae, cioè il suo disco dedicato a Thelonious Monk. No? Nel libro si dice che giustamente che è uno, se non l'unico, è forse l'unico, comunque uno dei pochissimi dei tributi omaggi sì, a Monk dedicato fino ad oggi in realtà, perché cioè, ora, ora il repertorio diciamo, di Monk è diventato sì. maggiore, frequentato di più, insomma, no? Quando l'ha fatto lei ancora era impensabile. E perché la musica di Monk, appunto, e Serena lo sa direttamente, essendo una vocalist, non è stata scritta sostanzialmente, è una musica molto strumentale, molto pianistica, spesso gli intervalli sono difficili da gestire, quindi già per i musicisti, ancora, sì. ancora di più naturalmente, cantando. E tuttavia lei è rimasta affascinata da questo personaggio e dai suoi brani. Anche nelle parole che ha scritto si fa riferimento a Dizzy, si parte da Dizzy in qualche modo, di nuovo. Sì, 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 esatto. Allora, raccontaci un pochino di questo rapporto tra Carmen e la musica di Monk. Si dice che fossero molto amici in realtà e sicuramente lo conosceva da quando lui suonava proprio nella band del Mintons, che è detto in etali proprio al bebop, dove suonava suo marito, il suo primo marito, Andy Clark, quindi direi che lo conosceva bene, nonostante questo... questa idea comunque nacque circa 4 anni prima rispetto all'uscita del disco del 1990 e Carmen McRae fu a lungo proprio indecisa perché non era mai stato fatto un tributo a Monk vocale, quindi mancavano proprio i testi, mancavano i parolieri che scrivessero dei testi adeguati, infatti incaricò John Hendricks per primo fra i parolieri e poi perché comunque era musica molto complessa, lei stessa disse che se avesse avuto in testa un cantante non avrebbe fatto così difficili le canzoni. Però credo che in realtà avessero in comune più di quanto lei credesse. Nella slide successiva ho voluto riportare un aneddoto di una puntata di questa trasmissione radiofonica condotta da un'altra grande donna del jazz che è Maria McFarland. E nella quale in una delle pochissime occasioni si sente Carmen suonare proprio il pianoforte, solo il pianoforte, canta in alcuni brani ma suona molto il piano e qui la si sente suonare blues e è impossibile non sentire proprio la somiglianza con lo stile di Monk, perché è uno stile percussivo con i cluster, con le risonanze, tant'è che anche Maria McFarland glielo fa notare e lei risponde che in realtà le viene naturale suonare così, non cercava di imitare Monk, quindi questo è sicuramente un elemento che le accomuna e un altro elemento che secondo me accomuna molto la McRae con Monk è il blues, perché lei fondamentalmente non aveva un background gospel, perché probabilmente venne lasciata molto libera dalla famiglia, quindi scelse di non frequentare molto la chiesa e quindi non entrò in contatto con quello che era il repertorio delle messe gospel e quindi essenzialmente entra in contatto con il blues secondo me tramite Billie Holiday, che comunque si ispirava a Bessie Smith, alle grandi cantanti blues e aveva scritto anche dei blues proprio a Fanny Mello, Billie's Blues, quindi si basava proprio sul blues anche per scrivere e poi l'altro elemento è Monk, perché comunque mi corregga, però mi pare che aveva iniziato proprio come pianista nelle chiese, insomma. Comunque molto di suoi brani, perché quasi il 50% sono blues o trasfigurazioni certo. del blues. Assolutamente. E quindi le parole di questo brano che sentiamo è su musica di Thelonious Monk, che li ha scritte in particolare? Dovrebbe essere John Hendricks, però in realtà la cosa interessante di questo brano è che si trova un testo che non è quello che
questo testo, che si testo del prossimo brano, che si intitola In What Bud, Suddenly, nella versione vocale, si dice per non pagare i diritti d'autore, che ovviamente, vabbè, magari non si sarebbero neanche, era talmente poco inciso per i cantanti Monk, che magari non se ne sarebbero neanche accorti, che era una canzone di Monk, quindi si intitola In What Bud. E il testo in realtà è molto cambiato da Carmen McRae ed è cita tutti i personaggi che c'erano al Mythos in quegli anni, da Dizzy Gillespie, Oscar Peterson, Don Byas, Matt Roach, un omaggio, diciamo. Kenny Clark ce l'ho detto? Esatto. No, Kenny Clark no, non ce l'ho messo. Ma perché l'ha fatta soffrire, secondo me, per quello, che si è vendicata. In Walked Bud, quindi è un brano dedicato da Thelonious Monk al suo grande amico, collega, e avevano tra di loro una mutua ammirazione, Bud Powell e Thelonious Monk, anche se il loro stile musicalmente era molto diverso, però Bud Powell ha dedicato un intero disco, un intero album alle composizioni di Thelonious Monk, e a sua volta Thelonious Monk ha scritto un brano In Walked Bud, è entrato Bud, quindi potete pitturarvi questa jam session al Mythos con qualcuno al pianoforte e dalla porta arriva uno dei più grandi pianisti del tipo e cambia naturalmente l'atmosfera. In Walked Bud o Suddenly in questo caso. Esatto.
Complimenti Serena, complimenti a te, al tuo trio. Bisogna non tagliare, bisogna andare verso anche la conclusione della conversazione. È un peccato perché non possiamo entrare nel dettaglio di personaggi come Maria McFarland. Naturalmente Serena fa bene a mettere in evidenza sempre queste collaborazioni con le varie donne del jazz, non soltanto le cantanti ma anche le strumentiste che Carmen McRae ha attraversato. Maria McFarland è stata una pianista inglese che per molti anni, non so, per decenni addirittura, ha tenuto questa trasmissione radiofonica che si chiamava Piano Jazz, in cui lei sempre con questo accento ancora sembrava appena sbarcata dalla nave che veniva dall'Inghilterra, molto posh, intervistava tanti pianisti e suonava insieme a loro, e tutti sono passati da questa trasmissione, tutti gli stili, tutti i possibili personaggi del pianoforte jazz, e molti sono stati registrati e poi pubblicati successivamente come album, quindi poi sono diventati disponibili al pubblico, perché sono trasmissioni, sono insieme un'esibizione musicale, ma quasi una storia orale, perché poi sono come delle interviste in cui i musicisti si raccontano suonano a volte da soli insieme, a volte a quattro mani con Mary McBarton. Quindi se siete interessati all'argomento, seguite le produzioni di questa pianista inglese, perché sono particolarmente interessanti. E questo rapporto con blues, voglio sottolinearne un'altra citazione di Carmen McRae, che Serena mi permetterà di fare a me questa volta, questa citazione che dice: devi cantare il tuo dolore, se no sarà lui a cantare te. Sì. E questo mi ha fatto venire in mente molto il potere catartico che molti musicisti di blues e cantanti di blues hanno attribuito al blues stesso, sì, che era un modo di non tanto di macerarsi, ma proprio di lasciare andare questo dolore in qualche modo, questo dolore, questo male di vivere, questo potere appunto catartico della musica, in particolare del canto. E come Serena dice nel libro, questo percorso accanto a Carmen McRae poi ti ha aiutato anche personalmente, no? Dal punto di vista della tua musicalità, dal punto di vista della ricerca della tua cifra. Perlomeno credo, spero. E infatti così possiamo passare all'ultimo brano, che è appunto, vuole essere un omaggio e vuole essere un po' un ritratto a quello che Carmen McRae ha rappresentato per me, e quindi passiamo a quest'ultimo brano, che è un brano mio, scritto da me, che si intitola The Painter of Song. The Painter of Song. Painted walls and sea deep.
Affronta tutti i temi che abbiamo voluto soltanto sfiorare oggi durante la nostra conversazione. E se non avete troppa fame, io penso che un'altra puntatina in Brasile ce la farebbero fare. Thank you.
Grazie.